Ciao, benvenuto in questo video. Io sono Fabio Apollo, sono il responsabile tecnico di www.besprato.com. Oggi vedremo e impareremo assieme come misurare il pH di un terreno. Ti anticipo subito che nella descrizione di questo video troverai un approfondimento e la possibilità di scaricare un documento in PDF con il riassunto di tutte le fasi e un pratico schema dove registrare le misurazioni fatte. In questo video ti mostrerò un metodo semplice da fare a casa da soli, ma equiparabile per quanto riguarda la precisione alle analisi di laboratorio professionali. Come prima cosa diciamo due parole sul pH e sulla sua importanza. Il pH è un indice numerico correlato all'acidità del terreno, ovvero alla concentrazione di ioni idrogeno. Ed è un valore importante perché esercita una forte influenza sulle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche del suolo. In particolare, il pH permette od ostacola lo sviluppo di determinate specie vegetali. Il rododendro, il mirtillo, ad esempio, desiderano un ambiente acido. Piante invece come l'agave o il noce preferiscono un ambiente alcalino. Ma soprattutto il pH determina la disponibilità di alcuni elementi minerali, alcune sostanze nutritive, come il ferro, lo zinco e il rame, che faticano in ambienti alcalini, oppure viceversa il molibdeno che scarseggia in ambienti acidi. Ed ancora, il pH regola la presenza di microrganismi molto importanti, come ad esempio i batteri azotofissatori che faticano in terreni acidi, mentre invece la popolazione fungina, sia quella utile che quella dannosa, vive bene proprio negli ambienti acidi. Ed infine il pH influenza le caratteristiche fisiche del terreno. Un pH intorno ai valori neutri, ad esempio, facilita la strutturazione, ovvero i legami colloidali tra sabbia, limo e argilla. Ma entriamo nel vivo e vediamo quali sono gli attrezzi necessari per eseguire la misurazione del pH. La prima cosa, ovviamente, è che dobbiamo avere a disposizione uno strumento, un tester del pH. Qui il mio consiglio è di utilizzare solo dei prodotti tarabili aventi l'elettrodo stagno. Ci servirà poi dell'acqua demineralizzata o distillata più pura possibile. In termini tecnici è importante che abbia una conducibilità elettrica inferiore a 0,02 millisiemens per centimetro. Ci serviranno dei misurini, un passino da cucina, un cronometro, una vanga e un estrattore per quanto riguarda il campione di terreno. Una buona regola è anche quella di avere a disposizione sempre una soluzione per poter tarare correttamente lo strumento che andremo ad utilizzare. Vediamo ora come si esegue la campionatura del terreno. Il terreno che si desidera misurare deve essere prelevato a tutte le profondità occupate dalle radici delle piante che poi andranno ad occupare quel giardino, quel terreno o che già vi abitano. La cosa importante è scartare i primi 2-3 cm seguendo questo schema. Si andrà a prelevare una quantità di terreno da circa 2 a 15 cm di profondità per le analisi di un terreno di un prato, da 3 a 30 cm di profondità per tutte le analisi di terreni di arbusti, di siepi o di aiuole, da 5 a 60 cm di profondità nel caso delle alberature e ovviamente in tutta l'altezza del contenitore nel caso di coltivazione in vaso. Alcune note di metodo importanti. La campionatura nel caso di arbusti e di alberature andrebbe prelevata in due punti, uno più vicino al fusto e uno un po' distanziato ma sempre sotto la proiezione della chioma. Questi due campioni vanno poi mescolati assieme. Nel caso invece del prato, il mio consiglio è quello di non mescolare campioni provenienti da zone molto lontane, ma piuttosto ripetere la misurazione. Ed infine accertati che dopo aver prelevato il campione
a tutte le profondità venga bene mescolato. E veniamo alla misurazione vera e propria. Quella che segue è la metodica sviluppata da Besprato, che è stata testata, confrontata su centinaia di casi. Primo punto, come detto, il campione estratto va mescolato molto bene. Poi andrà prelevata una quantità di circa 50 ml, cioè una quantità in volume, che andrà riposta in un altro contenitore. All'interno di questo contenitore andremo poi ad aggiungere 100 ml di acqua demineralizzata molto pura. Ora, non è molto importante la quantità iniziale di terreno, quanto rispettare il rapporto volumetrico di una parte di terreno e due parti di acqua. In altre parole, se utilizzerai 100 ml di terreno, dovrai poi aggiungere 200 ml di acqua. A questo punto bisognerà mescolare molto bene il nostro terreno unito all'acqua in maniera tale da andare a disgregare tutti i legami colloidali tra sabbia, limo e argilla. Io consiglio di mescolare per circa 3 minuti, dopodiché prenderemo il nostro contenitore e lo lasceremo fermo per 15 minuti. Durante questo tempo avverrà la decantazione della parte più pesante e invece arriverà in superficie alcuni elementi ed alcune impurità. Ed è per questo motivo che è importante ora eseguire una filtrazione. Andremo cioè a utilizzare il nostro passino per creare una soluzione limpida. Dopo aver rimescolato per qualche secondo la soluzione, andremo a inserire l'elettrodo del nostro tester. A questo punto dovremo attendere che il valore del pH nello strumento si stabilizzi. Solitamente impiega anche 5 minuti di tempo. Quando si sarà stabilizzato, andremo a fare la lettura finale e riporteremo nel nostro quaderno, nella nostra agenda, il valore unitamente sia alla data di test, sia alla data di estrazione nel terreno oppure nel vaso. Vediamo ora qualche piccolo consiglio per aumentare l'accuratezza della misurazione. Punto primo, usa solo strumenti di comprovata qualità, realizzati, progettati, costruiti da aziende che fanno solo questo di mestiere. Possibilmente deve essere uno strumento, come ti ho detto, tarabile. E la taratura è proprio il secondo consiglio. Poco prima di una serie di misurazioni è molto utile andare a fare una taratura utilizzando delle soluzioni normalizzate con pH 7.01. Nella descrizione di questo video troverai una serie di prodotti che sono quelli che Besprato consiglia. Ed infine, terzo suggerimento per aumentare l'accuratezza del dato è quello di utilizzare dell'acqua demineralizzata molto pura. Te l'ho detto prima, deve avere una conducibilità elettrica inferiore a 0,02 millisiemens per centimetro. Anche qui, nella descrizione del video, troverai alcuni esempi. Bene, una volta che avrai fatto la misurazione, potresti essere contento qualora tu hai trovato un pH neutro o comunque che bene si adatta alle caratteristiche delle tue piante, oppure potresti aver fatto la scoperta che il tuo terreno non è perfettamente idoneo. In questo caso non ti devi preoccupare più di tanto, ci sono una serie di trattamenti e di operazioni che puoi fare per andare a mitigare le problematicità legate a un terreno troppo acido o troppo alcalino. Nella descrizione di questo video troverai un approfondimento, un articolo nel quale vengono spiegate alcune tecniche e alcuni trattamenti da utilizzare per mitigare gli eccessi di alcalinità o di acidità di un suolo. Bene, spero che questo video ti sia stato utile, che tu l'abbia trovato interessante. Ti ricordo come sempre di mettere un bel mi piace e di prendere in considerazione di iscriverti al nostro canale YouTube, attivando la campanella per venire avvisato di quando escono nuovi video. E con questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!